Hai più di 40 anni e pensi di essere fuori età per usare Tinder o qualsiasi altra app di incontri? Vediamo come stanno veramente le cose all'interno di questo video. Vorresti scoprire come trasformare Tinder in una fabbrica genera appuntamenti in automatico e vivere di un'abbondanza che solo l'1% degli uomini può vantare? Tutto questo grazie al mio supporto diretto e personalizzato per un intero mese? Se sì, scopri come nel nuovo percorso di affiancamento a distanza per conquistare ragazze su Tinder. 10 posti disponibili in totale. Prenota il tuo posto al prezzo in sconto fino al 14 agosto. Clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni. Quindi questo è il solito problema che hanno sempre persone magari un po' più adulte che hanno 35-40 anni, a parte c'è anche in realtà chi pensa di essere fuori età a 30 anni, vabbè, cioè, è proprio palese di quanto sia un problema mentale e non sia un problema oggettivo, ma sono uomini che hanno 35, 40, 45 anni o anche di più che dicono sono troppo vecchio per usare le app di incontri, figurati se ci sono ragazze che si possono interessare a me, ma questo in realtà gli uomini ce l'hanno come ostacolo mentale in realtà anche nell'interfacciarsi con ragazze dal vivo, non è che pensano ah, cosa potrà mai volere una ragazza più giovane da uno come me, impossibile, troppo figa, troppo bella, c'è troppa differenza di età, ma su Tinder in realtà è ancora più facile in realtà il fatto di trovare ragazze che sono interessate a uomini più adulti rispetto a dal vivo, perché dal vivo non lo puoi sapere se una ragazza ha interesse per uomini più adulti finché non l'approcci. Online sulle app di incontri, la cosa che molti uomini non sanno, molti uomini adulti non sanno, ed è per questo motivo, e poi si auto-escludono loro da soli, e basterebbe provare un attimo, è che tu basta che lo metti nelle impostazioni di Tinder, cioè nell'opzione radar di Tinder, dove gli dici quale target di età vuoi che Tinder ti mostri. Quindi gli dici a Tinder, fammi vedere ragazze dai 20 ai 25 anni, fammi vedere ragazze dai 20 ai 35 anni, non lo so, lo scegliete dalle impostazioni di Tinder. E stessa cosa fanno le ragazze, ora in realtà molte volte le ragazze hanno come impostazione predefinita, se magari hanno un'età giovane, magari mettiamo che hanno 20 anni, hanno come impostazione predefinita fammi vedere uomini dai 18 ai 35 anni. Quindi se per esempio tu hai 40 anni e vedi su Tinder ragazze che hanno 20 anni, 25 anni, vuol dire che quelle ragazze lì sono andate manualmente nelle impostazioni e hanno aumentato il range di età. Hanno detto a Tinder fammi vedere uomini anche che hanno più di 40 anni. Quindi tutte le ragazze che vedi su Tinder, soprattutto ragazze giovani, se hai più di 40 anni, tu sai già che sono ragazze automaticamente interessate a uomini più adulti. Sono ragazze che sono andate nelle impostazioni di Tinder e hanno proprio messo loro manualmente il fatto di far vedere, di farsi vedere da Tinder, di farsi mostrare da Tinder uomini della tua età. Ok? Quindi per quello cioè, devi andare tranquillo su Tinder e qualsiasi altra app di incontri. Quindi, perché le app di incontri fanno proprio in modo di farsi incontrare fra persone che hanno gli stessi interessi, in questo caso interessi in termini di età. Quindi basta però provare, basta metterci un attimo. Ma in generale un sacco di persone nella vita si precludono cose, esperienze, perché non controllano mai i dettagli. Non so, esempi così a cazzo. Non so, tantissime persone che non viaggiano, non vedono mai il mondo, stanno trovando la loro vita nella loro città, nel loro paese, vedono al massimo uno, due, tre, cinque paesi in tutta la vita, non viaggiano mai magari al di fuori del loro continente, cioè esistono altri continenti oltre a dove vivi te, cioè esiste l'America che uno dice ah minchia l'America chissà dov'è, cioè lontanissimo, sono 10 ore di volo dall'Italia, quello che è, cioè in mezza giornata, in una giornata, cioè, sei lì, hai speso qualche centinaio di euro e sei lì, cioè, questa roba chissà dove saranno, chissà quanto è lontano, come se dovesse essere un viaggio di 6 mesi, perché uno non è mai andato a controllare quanto dura magari un volo e quanto costa. Quindi è solo un esempio di come le persone si autotagliano fuori dalle cose perché non guardano i dettagli e quindi si autoescludono già a vicenda, cioè si autoescludono già da soli. Vorresti scoprire come trasformare Tinder in una fabbrica genera appuntamenti in automatico e vivere di un'abbondanza che solo l'1% degli uomini può vantare? Tutto questo grazie al mio supporto diretto e personalizzato per un intero mese? Se sì, scopri come nel nuovo percorso di affiancamento a distanza per conquistare ragazze su Tinder. 10 posti disponibili in totale. Prenota il tuo posto al prezzo in sconto fino al 14 agosto. Clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni.